Nelle condizioni in cui ci siamo presentati, per quello che avevamo potuto provare per preparare la partita, credo che ai miei giocatori vada solo che, che è stretta la mano, cosa che ho fatto ispiratorio. Si chiude con questa stretta di mano ai giocatori l'esperienza in bianco-rosso di Adriano Vertemati. La sfida salvezza persa in casa della Fortitudo Bologna, diretta concorrente nella volata per la salvezza, ha lasciato da sola, sul fondo della classifica del campionato di Serie 1, la pallacanestro varese e ha fatto saltare la panchina del coach, esonerato dal club. Le ultime quattro sconfitte consecutive sono costate il posto all'allenatore scelto in estate, con l'obiettivo di un progetto a lungo termine, dall'allora general manager Andrea Conti, che si era dimesso il 24 ottobre con parole amare. Verso di me aveva detto c'è stata poca chiarezza da parte della società, ho dignità e non rubo lo stipendio. Due figure che fanno le stesse cose non servono, mi auguro che Vertemati sarà sempre sostenuto da tutti. L'allusione era per Luis Scola, che era già diventato amministratore delegato del club e dopo l'uscita di scena di Conti ne avrebbe rilevato le funzioni. Toccherà proprio al General scegliere il sostituto di Vertemati, che aveva un contratto garantito fino al 2023 con opzione di rinnovo per la stagione successiva. La bruciante sconfitta di Bologna, seguita anche da un diverbio fra il coach e Chini, hanno però chiuso il rapporto fra Vertemati e Varese, ancora alla ricerca di un'identità. A metà stagione la squadra è ancora in alto mare, sono attesi rinforzi, ora serve anche un allenatore di esperienza, capace di dare la svolta come aveva fatto Attilio Caia nel dicembre del 2016.